prima gestazione, che 2 giugno, a quale 2 giugno assisteremo? Ma penso che abbiamo regalato agli italiani una speranza, perché i problemi sono economici, ma bisogna restituire anche speranza, fiducia nel futuro. E quindi dalla speranza bisogna passare ai fatti, senza miracoli, senza promettere tutto in un quarto d'ora, però l'impegno è che ci siano ministri che 24 ore al giorno lavorano solo per l'interesse del Paese, e penso che potremo fare buone cose. Quindi è un buon 2 giugno, il buon Dio ci ha dato anche un bel tempo. Sfideranno anche i sindaci, come possiamo tenere insieme l'Unità d'Italia e l'Europa? L'Italia sono i comuni, sono i sindaci, sono le autonomie, sono i territori, siamo belli perché diversi, e questo è un unicum in Europa e dovremo trovare il modo di farlo valere, perché fino a ieri l'Europa ci ha condannato per la nostra bellezza e per la nostra unicità. Però con calma. Non usiamo parolone, dai. Salvini si sarebbe aspettato di essere qui a festeggiare con la richiesta di impeachment. Tutto è bene quello che finisce bene. Tutto è bene quello che finisce bene. Sarebbe aspettato di festeggiare qui oggi da ministro. Ministro, c'è no. Ministro, però oggi si vede una nuova classe dirigente. Prego, ministro.